a tutti, eccoci in questo nuovissimo video. Allora, oggi andremo a fare le campanelle in Diamond Painting. E niente, direi di iniziare subito. Ho messo sempre prima il portachiavi, perché sennò poi dopo è difficile da mettere e non mi sembra il caso. E niente, io direi di iniziare subito a fare il verde. Adesso avvicino un ciccinin, eccolo, avvicinare così. Ok, e iniziamo a fare le foglie. E scrivetemi, scusatemi, Facebook, scrivetemi qua sotto in un commentino che cosa ne pensate di questi video fatti così. A me piacciono molto e spero anche a voi, ovviamente. Sono molto carini e penso anche rilassanti da vedere. Ecco qui. Ora cambio colore, direi di fare il numero 4 e ci vediamo tra un secondo. Eccoci qui. Finiamo questo qui. Poi fatemi sapere dal kit quale vi è piaciuto di più tra tutti. Ovviamente continuate a seguirmi per vedere anche gli altri. Adesso cambio colore. Ok, ragazzi, andiamo a mettere in questi qui grandi numero 8. Eccoli qua. Mettiamo anche questi che sono gli 11, però non mi si incolla. Prendiamo altra colla. Ok. Mi serve un altro 8. Ne ho presi troppi. Ok. Allora, mettiamo questo qui grande. L'altro qui, e voilà, sta prendendo sempre più forma, ovviamente. E finiamo con l'otto, uno qua l'altro qui. Adesso vedete che è carino? Prendo il numero 1 e ci rivediamo tra poco. Eccoci qui, ragazzi, finiamo questa parte qui della campanella con il rosso. Ecco qua. Sta prendendo forma. Sono molto carine. Anche queste, secondo me. Ecco qui. L'ultima. E voilà. Io come sempre schiaccio bene tutti i diamantini per far sì che si incollino bene. Ecco appunto. Allora, cosa ne pensate voi? Io la trovo molto bella. Le campanelle poi vengono attaccate così,
un portachiave, ma io li vedo anche molto come decorazione sull'albero di Natale. Ovviamente mi sono già portata avanti da fare anche l'altro lato. E le trovo molto carine e sbrilluccicose. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate qua sotto in un commentino. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente se è così lasciate tanti like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo che nell'info box c'è il mio link per seguirmi su Instagram se vi fa piacere. E niente ragazzi, io come sempre vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!